Un artigiano di 45 anni ha ucciso nel primo pomeriggio di oggi la convivente dominicana di 5 anni più anziana di lui. All'origine del terribile gesto che si è consumato in un appartamento di via Primo D vicino al Sant'Orsola, probabili motivi passionali. I carabinieri hanno arrestato i 5 componenti di una banda specializzata in furti di metalli pregiati nelle zone industriali di alcuni comuni vicini a Bologna. I militari sono intervenuti durante un colpo a Crevalcore, alle loro spalle una lunga scia di furti. Il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, oggi a Bologna ha ribadito l'importanza per il nostro territorio di infrastrutture quali il Passante Nord. Mi auguro, ha detto, che il governo sappia smuovere capitali pubblici e privati in modo trasparente per realizzare opere importanti come questa. Non si ferma l'iniziativa Ascom per rendere più bella la città. Una 15ina di giovani volontari armati di vernice, pennello e voglia di combattere il degrado hanno ripulito il tratto di portico della via San Vitale verso le Due Torri, una delle zone più colpite da graffitari e vandali. Si chiude domani con una cerimonia guidata dal cardinale Carlo Caffarra la fase diocesana della causa di beatificazione dei 3 sacerdoti uccisi dai nazisti a Montesole alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Buonasera, benvenuti a ETG Bologna. Quest'oggi la cronaca in primo piano con un terribile fatto di sangue che si è consumato nella nostra città. Un artigiano di 45 anni, originario di Medicina, ha ucciso nel primo pomeriggio a coltellate la convivente, una dominicana di 50 anni, in un appartamento di via Primo D. Siamo nella zona adiacente all'ospedale Sant'Orsola Malpighi a Bologna. Dopo aver vibrato i 2 fendenti mortali con un coltello, l'uomo ha cercato di suicidarsi, poi però è riuscito a chiamare il 118. È stato trasportato all'ospedale maggiore dove è stato operato poi di urgenza. Ma vediamo il servizio con la ricostruzione di Giuseppe Pilloni. Ecco, alle mie spalle in fondo la casa dove abitava la donna di 50 anni dominicana che è stata trovata morta oggi nel primo pomeriggio. Ad ucciderla è un artigiano di 45 anni. A compiere l'omicidio è stato Loris Castelli, originario di Medicina e residente a Castelguelfo. La vittima è Augusta Alvelo, un delitto passionale. L'uomo non si era rassegnato alla fine della loro relazione. In mattinata era venuto per parlare con la donna e forse per tentare di salvare la loro relazione, ma invece è scoppiata la tragedia. Sul posto, oltre al PM di turno, Antonella Scandellari, sono intervenuti i carabinieri. Ecco, capitano, come si sono svolti i fatti? Noi siamo intervenuti intorno alle 13.50, una chiamata dalla centrale operativa tramite il 118 per una lite in famiglia. Giunti sul posto abbiamo trovato una donna sul letto della camera da letto matrimoniale e l'uomo invece era a terra, ferito, che si lamentava. Abbiamo ricostruito un po' i fatti, effettivamente l'uomo è identificato in un 45enne di Molinella, probabilmente nel corso di una lite per motivi passionali ha inferto 2 colpi mortali alla donna, che è una 50enne originaria della Repubblica Dominicana. Quindi la donna è morta sul colpo, l'uomo invece è stato soccorso e trasportato all'ospedale maggiore dove si trova in questo momento ed è sottoposto a intervento chirurgico. La donna gli accertamenti che abbiamo effettuato ha 2 figli grandi, adulti, maggiorenni, di cui uno viveva con lei, però al momento del fatto era fuori casa. E l'uomo invece è originario di Molinella, dove vive con la madre. Quindi l'uomo doveva aver inferto le coltellate e ha tentato di uccidersi? Sì, l'uomo doveva aver inferto le coltellate alla donna, ha tentato di suicidarsi colpendosi in prossimità del cuore, quindi nell'emitorace sinistro. Quindi un delitto passionale comunque? Sì, dai primi accertamenti effettuati sembra che si tratti di un delitto passionale. Fin qui il racconto e il resoconto dei militari, ma sentiamo anche la testimonianza di alcuni vicini che abitano nel caseggiato di via Primo D. No, non ho sentito niente. Non ho sentito niente? No, niente. Cioè andava, conosceva la donna che morta? No, io ho già degli anni che sono qui, ma non mi ricordava più il nome. Cioè la vedeva però? Sì, sì, lo vedevo. Vedeva anche lui? No, lui no. L'aveva mai vista insieme? Non mai vista insieme. Oggi comunque non ha sentito nulla? No, non c'ero, sono arrivato quando c'ero già i carabinieri qua. La conoscevo la ragazza, peccato. La conoscevamo tutti, ma dalla ragazza.
purtroppo sono cose che succedono. Oggi il mondo è fatto in questo modo. Ne vedete tanti voi. No, pazienza. E conosceva anche lui? Lui come no, lui conoscevamo anche lui, qua, il ragazzo suo era, no? Però la gelosia fa fare questo e altro. Ah, se andavano d'accordo? Inizialmente sì, poi lei l'ha lasciato, lui era geloso, e questo è quanto. La vedeva spesso? La sera passava, ci salutavamo tutte le sere, salutavamo, rideva, scherzavamo, ma a sapere quello che succede. Magari forse io ero qua, sentivo le grida, cercavo di aiutarla, però non c'ero, ero fuori. Ero all'ospedale, io purtroppo farò una visita. Sono arrivato qui alla 4:20, era già successo il fatto. Lui è vivo ancora? Vediamo che muoia. Ancora cronaca, i carabinieri hanno sgominato una banda di ladri specializzata nel furto di rame. I malviventi agivano soprattutto nei comuni vicino a Bologna. I dettagli nel servizio di Simona Iannessa. Sgominata una banda di ladri professionisti specializzati in furti di rame, attiva soprattutto nella zona tra Sant'Agata Bolognese e Crevalcore. A mettere a segno l'operazione i carabinieri delle stazioni locali, che hanno fatto scattare le manette ai polsi di 5 persone con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. Si tratta di 3 nomadi appartenenti alla famiglia Truzzi, di un napoletano di 38 anni e di un bergamasco di 25 anni, tuttora latitante. Ad insospettire gli investigatori, le numerose segnalazioni di residenti nella zona che negli ultimi tempi avevano notato una recrudescenza di furti bersaglio della banda ditte di rame ed alluminio. L'ultimo colpo organizzato alla ditta Italcoli e il Sistemi S.P.A., un'azienda specializzata nella produzione di cavi per le linee elettriche e telefoniche con sede a San Giovanni in Persiceto, non ha però portato l'esito sperato. Una pattuglia di carabinieri, mentre stava perlustrando la zona, ha notato alcuni movimenti sospetti nei pressi di un deposito della ditta. Immediato il blitz, i militari li hanno bloccati prima che mettessero a segno un colpo da svariate centinaia di migliaia di euro. I 5 pregiudicati, armati di attrezzi da scasso, idonei a forzare serrature, dopo aver praticato un foro nella recinzione della ditta, si erano introdotti all'interno, dove stavano per rubare diverse bobine in rame ed alluminio. I ladri arrestati non sono dei principianti, bensì un gruppo collaudato, una vera e propria organizzazione di professionisti che aveva consolidato una tecnica molto efficace per rubare rame a magazzini industriali. La banda, dopo aver deciso l'obiettivo da colpire, preparava il piano, entrava all'interno della ditta scassinando recinzioni, porte e finestre, poi una volta all'interno caricava tutto il materiale all'interno di un mezzo di proprietà e prima di fuggire con il bottino usciva di nuovo all'esterno per qualche ora per verificare se nelle vicinanze non ci fossero forze dell'ordine o guardie giurate. I malviventi, dopo essersi assicurati di essere soli, rientravano di nuovo all'interno del deposito e uscivano velocemente a bordo del mezzo carico di refurtiva. Anche la fuga non era lasciata al caso, perché all'esterno vi erano 2 autisti che avevano compiti specifici. Il primo doveva anticipare il veicolo rubato per avvisarlo di eventuali posti di controllo nelle vicinanze, mentre l'ultimo fungeva da scorta. E siamo adesso alla pagina politica. L'Italia dei Valori sarà il migliore alleato del governo Monti se farà quello che ha promesso, ma una volta finita l'emergenza si vada ad elezioni. Lo ha detto questa mattina il leader, appunto, dell'IDV, dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, che era a Bologna per partecipare ad un incontro dei militanti del suo partito in Emilia-Romagna. Il servizio di Giuseppe Pilloni. Sosterremo il governo Monti se farà quelle cose che ha promesso. A dirlo è il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, a Bologna per incontrare i militanti del suo partito. Di Pietro, accompagnato dalla coordinatrice regionale Silvana Mura, prima di dare il via all'incontro commenta con i giornalisti gli ultimi sviluppi della politica nazionale e parla del nuovo esecutivo. Io credo che questo governo deve rispettare il mandato che ha avuto, vale a dire provvedere all'emergenza, e già il fatto che settimana prossima ci possiamo finalmente recare con pari dignità a un incontro Merkel-Sarkozy-Monti dimostra che è ritornata l'Italia europea degna e qualificata di stare in Europa. Io credo che terminata questa emergenza finanziaria che ci è stata richiesta dall'Unione Europea e questi provvedimenti urgenza, e svoltasi il referendum, io vorrei dire fatta la legge elettorale in Parlamento, ma è più facile che domani
non sorga il sole che questo Parlamento spontaneamente faccia una nuova legge elettorale prima del referendum. È facile che lo faccia spontaneamente dopo che la Corte Costituzionale l'ammette. Ecco, dopo di questo io credo che in un paese democratico si debba andare senz'altro alle elezioni, non è una data, un termine, non sappiamo i tempi tecnici di un settimana in più, mese in meno, ma è l'obiettivo democratico che deve rimanere ben fermo, a mio avviso, in una realtà democratica quale deve rimanere il paese. Questo non è un governo dei poteri forti, sottolinea Di Pietro. È indubbiamente un governo forte, nel senso che è forte di professionalità, competenze e preparazione. Ma proprio questo, questa loro professione finora l'hanno messa a disposizione di una piccola parte della società, di esponenti specifici della finanza, dell'imprenditoria. Resta da vedere se adesso questa loro preparazione, questa loro professionalità lo mettono a disposizione di tutti i cittadini o soltanto di una parte di essa. Ma Di Pietro, che in passato è stato ministro delle infrastrutture, ha parlato anche del passante nord. L'opera, ha detto, rientri tra le priorità del nuovo ministro alle infrastrutture, Corrado Passera. Sentiamo. Io so bene, per essermi occupato del ministro delle infrastrutture, che ci sono alcune cose importanti da fare a Bologna, tra cui il passante, tra cui alcune realtà infrastrutturali della città. Mi auguro che il nuovo ministro, che ha in sé molti più poteri, perché ha un tempo anche dello sviluppo economico, oltre che delle infrastrutture, oltre che delle comunicazioni, abbia le risorse sufficienti, un quadro chiaro affinché individui le priorità e sappia smuovere capitali privati e capitali pubblici all'insegna della trasparenza e dell'efficienza, perché finora anche questo rapporto tra pubblico e privato è stato molto sbilanciato a favore di collusioni piuttosto che di trasparenza. Andiamo a parlare del passante nord, perché tra gli ultimi impegni dell'ex ministro ai trasporti Matteoli c'era proprio quello di dare il via al passante nord la prossima settimana. Ora è probabile che la questione si fermi, ma il comitato, da sempre contrario alla realizzazione di quest'opera, si è rivolto all'Unione Europea per un blocco definitivo. Vediamo il perché in questa intervista realizzata da Gabriele Sciarra. Galli, la prossima settimana, con la firma dell'accordo tra ANAS e società Autostrade, il passante nord potrebbe entrare nella fase operativa, però per voi ancora molte cose sono da chiarire. Quali innanzitutto? Noi abbiamo seguito questo comunicato stampa del 30 di ottobre che parlava dell'accordo imminente il 21 e su questa posizione ci siamo mossi con un esposto immediato alla UE. Perché l'esposto? L'esposto riprende un po' quello che era la traccia dal 2003, dove il passante nord non può in alcun caso essere considerato una opera di miglioria, ma una nuova opera a tutti gli effetti, con richiesta necessaria di bando europeo. Posizione questa che è stata già espressa nel 2005 dalla Corte di Giustizia in occasione di altri due raccordi, la Pedemontana, Veneta Ovest e la Valtrombia, e la stessa antitrust italiana nel 2008 ha recepito e recensito il comportamento di ANAS ed Autostrade nella convenzione, laddove si parlava di raccordi e di bretelle, dove raccordi e bretelle in nessun modo possono essere affidate alla società già concessionaria, ma vanno a nuova gara, a tutti gli effetti. Su questa posizione quindi noi riteniamo ci sia molto da dire, soprattutto sul fatto che forzare queste gare per un'opera che costa 1.800 milioni di euro e porta via il 20% di traffico, sia un errore colossale. Da un comitato a un altro, il comitato No People Mover ha consegnato all'ufficio URP del Comune di Bologna 3.500 firme per chiedere l'apertura di un'istruttoria pubblica sulla monorotaia che dovrà collegare la stazione all'aeroporto di Bologna, appunto il People Mover. I promotori dell'iniziativa hanno spiegato di aver già scritto a questo scopo una lettera al sindaco Virginio Merola, ma non avendo ottenuto risposte hanno deciso di raccogliere le firme così come previsto dallo statuto. Ora dovrà rispondere, hanno sottolineato gli esponenti del No People Mover, che prima della consegna dei pacchi con le firme hanno effettuato un breve corteo tra l'ex sala borsa e l'ufficio URP.
Voltiamo pagina. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie si fa più serrata l'iniziativa di ripulitura dei muri della città promossa da Ascom Bologna. Questa volta i volontari hanno cancellato l'opera dei writer lungo il tratto terminale o iniziale, se volete, di via San Vitale, quello più vicino alle due torri. Vediamo. Da prima un po' di incertezza, poi ricevute le istruzioni per l'uso, si sono fatti coraggio e hanno cominciato il lavoro. Così una quindicina di giovani volontari hanno iniziato a ripulire muri e colonne dei portici di via San Vitale, una delle strade cittadine più martoriate dai writer e dai semplici imbrattatori. Siamo tutti volontari, da anni operiamo per la rivitalizzazione e la riqualificazione delle aree più critiche della città e oggi abbiamo deciso di fare l'intervento qui in via San Vitale. Prosegue così l'instancabile opera di Ascom Bologna per il recupero dal degrado di parti sempre più consistenti della città. Si completa la parte di pulizia dei graffiti nella parte alta di via San Vitale fino alle due torri. Ed è un bel segnale che insieme a noi ci siano tanti giovani che hanno deciso questa mattina di collaborare con i nostri tecnici per ripulire i muri, i portici, le colonne di via San Vitale. Una dimostrazione che anche in questa zona universitaria, tante volte criticata, esistono invece, e sono molte, realtà di giovani che hanno voglia di dare un contributo alla pulizia e alla lotta al degrado nella loro città e specialmente che hanno a cuore quello che succede. Questo per noi è il motivo più forte per continuare in questa iniziativa e per sostenerla come stiamo facendo da tempo. Cambiamo argomento, si chiude domani nella cattedrale di San Pietro la fase diocesana del processo di beatificazione di tre sacerdoti uccisi a Montesole nel 1944 dai soldati nazisti. Sarà il cardinale Carlo Caffara alle 16.45 a concludere il processo, successivamente alle 17.30 il vicario generale Monsignor Giovanni Silvagni presiederà la Santa Messa. Ma sulla storia, sulla vita dei tre sacerdoti in procinto di diventare beati, vediamo questo servizio. La Chiesa di Bologna avrà presto tre nuovi beati. Si è conclusa infatti la prima fase, quella diocesana, del processo di beatificazione di tre sacerdoti assassinati dai nazisti a Montesole nel 1944. La causa fu avviata nel 98 dal cardinale Giacomo Biffi. La pratica passa ora in Vaticano, dove sarà affidata al dicastero per la causa dei santi. Si tratta di Don Ubaldo Marchioni, Don Ferdinando Casagrande e Don Giovanni Fornasini. Don Ubaldo fu arciprete di San Martino di Caprara, un territorio in cui si concentrarono sia le pressioni dei partigiani sia i rastrellamenti dei tedeschi. Fu ucciso sull'altare della sua chiesa mentre cercava di dare protezione ai suoi parrocchiani. Aveva 26 anni. Don Giovanni Fornasini, arciprete di Sperticano, si recò ovunque in sella all'affezionata bicicletta per aiutare i confratelli sacerdoti anziani. Anche quando dal maggio 44 la situazione peggiorò a causa dei bombardamenti, delle rappresaglie e degli imprigionamenti, Don Giovanni rimase nella sua parrocchia aggiungendo alle sue iniziative di servizio la sepoltura dei morti abbandonati. Fu assassinato il 13 ottobre in circostanze misteriose, aveva 29 anni. Don Ferdinando, parroco di San Nicolò della Gugliara, aiutò particolarmente i parroci della zona, prodigandosi anche ad elevare il grado culturale dei giovani con una scuola serale. Nonostante i terribili avvenimenti della guerra, restò accanto alla sua comunità. Il suo corpo venne trovato nel maggio del 45 presso la Pozza Rossa. Aveva 30 anni. Ai tre sacerdoti il nostro settimanale televisivo 12 Porte ha dedicato un lungo speciale da cui abbiamo estrapolato queste immagini per ricordare la vita oltre che la morte, la storia di tre preti, la storia di tre uomini. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, state con noi. Di nuovo in studio con ETG, prima di proseguire rivediamo il sommario del nostro telegiornale. Un artigiano di 45 anni ha ucciso nel primo pomeriggio di oggi la convivente domenicana di 5 anni più anziana di lui. All'origine del terribile gesto che si è consumato in un appartamento di via Primo Di vicino al Sant'Orsola, probabili motivi passionali. I carabinieri hanno arrestato i 5 componenti di una banda specializzata in furti di metalli pregiati nelle zone industriali di alcuni comuni vicini a Bologna. I militari sono intervenuti durante un colpo a Crevalcore, alle loro spalle una lunga scia di furti.
Il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, oggi a Bologna ha ribadito l'importanza per il nostro territorio di infrastrutture quali il passante nord. Mi auguro, ha detto, che il governo sappia smuovere capitali pubblici e privati in modo trasparente per realizzare opere importanti come questa. Non si ferma l'iniziativa Ascom per rendere più bella la città. Una quindicina di giovani volontari armati di vernice, pennello e voglia di combattere il degrado hanno ripulito il tratto di portico della via San Vitale verso le Due Torri, una delle zone più colpite da graffitari e vandali. Si chiude domani con una cerimonia guidata dal cardinale Carlo Caffarra la fase diocesana della causa di beatificazione dei 3 sacerdoti uccisi dai nazisti a Montesole alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Cambiamo argomento, siamo allo sport. Adesso la nostra emittente e Lega 2 di basket hanno raggiunto un accordo per la trasmissione in diretta delle partite di campionato Lega 2 Eurobet del campionato 2011-2012. Le gare saranno trasmesse anche sul satellite, ma su questo vediamo il servizio. Marco Bonamico, il basket fa un passo in più verso la gente e crea un nuovo grande partner che è la nostra emittente, ITV. Sì, abbiamo siglato questo accordo con il TV per le partite del nostro campionato, ma non solo, anche per la Final Four di Coppa Italia. E la cosa, secondo me, non è non innovativa, ma comunque un bel ritorno al passato, è l'orario scelto insieme ai TV, che è l'orario delle 12 di domenica, quindi anche tutti gli orfani di Sky che non vedono più la partita e si erano abituati a prendere l'aperitivo guardando il basket, potranno tranquillamente rifarlo e vedere il nostro campionato. Quindi sono molto molto contento di questo accordo e grazie ai TV per la sensibilità che dimostra nei confronti del basket ancora una volta, già partner di Reggio Emilia, già partner della Virtus, quindi insomma tanto basket per un'Emilia Romagna e non solo questa volta, perché prima si parlava di Emilia Romagna, adesso si parla di una copertura totale del territorio nazionale grazie al satellite. La Rai non si sentirà insidiata dai TV, visto questo ruolo che giochiamo nel basket tra Lega 2 e Emilia Romagna? No, assolutamente, io credo che sia un fatto positivo che ci sia un allargamento dell'interesse e della fruibilità del prodotto basket. Ce n'è sempre bisogno, c'è bisogno di qualità, quindi credo che una emittente come questa la garantisca, quindi tutto sommato è solo un fatto positivo, fra l'altro in un orario che proprio la RAI aveva testato per prima. E quest'anno non so perché questo orario, questa collocazione si era persa un po' nel dimenticatoio. Chi l'ha recuperata ha fatto un'ottima operazione. E il campionato di Lega 2, equilibrato, incerto, come quello di Serie A, ancora più incerto da sempre, perché non è mai stato garantito per nessuno, garantirà spettacolo e quindi anche ascolti e interesse. Dal basket al calcio, il Bologna gioca domani in campionato, l'anticipo delle 12.30 contro il Cesena. Il tecnico rossoblu Pioli ha parlato della partita quest'oggi a Casteldevole, sentiamo. Questa è una partita che vale molto e probabilmente saranno comunque punti pesanti. E quindi è chiaro che abbiamo fatto tutto il possibile per prepararlo senza lasciare nulla a caso. E quindi la squadra è sicuramente pronta. Comunque incontriamo un avversario, uno che ha dei buoni valori tecnici e giocatori in grado di comunque di trovare la giocata vincente. Due, troviamo un avversario che è nelle stesse nostre identiche situazioni, forse tra virgolette un pochettino peggio di quando noi siamo andati a Novara. Se vi ricordate, quando noi siamo andati a Novara avevamo un punto dopo 5 partite, e per Opens, e quindi eravamo in grandissima difficoltà, e ricordatevi bene che tipo di prestazione abbiamo fatto noi. Io mi aspetto dal Cesena la stessa identica prestazione, quindi una squadra attenta, una squadra determinata, una squadra che non vuol mollare niente, una squadra che sa che molto del suo futuro passa dalla partita di domani, come noi sapevamo che molto del nostro futuro sarebbe passato dalla partita di Novara. E quindi ripeto, una squadra, la mia, la nostra, il Bologna, che deve sapere che può vincere questa partita, ma che non sarà una partita assolutamente facile, assolutamente scontata. Abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, tra poco.
Ancora in studio con ETG, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi rivediamo allora i titoli del nostro telegiornale. Prima di chiudere, un artigiano di 45 anni ha ucciso nel primo pomeriggio di oggi la convivente dominicana di 5 anni più anziana di lui. All'origine del terribile gesto che si è consumato in un appartamento di via Primo Di vicino al Sant'Orsola, probabili motivi passionali. I carabinieri hanno arrestato i 5 componenti di una banda specializzata in furti di metalli pregiati nelle zone industriali di alcuni comuni vicini a Bologna. I militari sono intervenuti durante un colpo a Crevalcore, alle loro spalle una lunga scia di furti. Il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, oggi a Bologna ha ribadito l'importanza per il nostro territorio di infrastrutture quali il Passante Nord. Mi auguro, ha detto, che il governo sappia smuovere capitali pubblici e privati in modo trasparente per realizzare opere importanti come questa. Non si ferma l'iniziativa Ascom per rendere più bella la città. Una 15 di giovani volontari armati di vernice, pennello e voglia di combattere il degrado hanno ripunito il tratto di portico della via San Vitale verso le Due Torri, una delle zone più colpite da graffitari e vandali. Si chiude domani con una cerimonia guidata dal cardinale Carlo Caffarra la fase diocesana della causa di beatificazione dei 3 sacerdoti uccisi dai nazisti a Montesole alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Con questo è tutto, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.